Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i dati dicono che i contagi sono in calo, 192 da ieri, ma crollano i tamponi, 7 i decessi, ora preoccupano i casi importanti dall'estero. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il 51,04% dei nuovi contagi, cioè 98 persone, è avvenuto in Lombardia. Tamponi in netta diminuzione, 164 guariti, ma aumentano leggermente i ricoverati con sintomi e i pazienti in intensiva. Allerta per i nuovi focolai. Bocci ha detto che le regioni possono intervenire in autonomia per applicare tutte le restrizioni possibili. Stati popolari, dai rider ai braccianti fino agli operai Whirlpool ed Ex Silva, gli invisibili a San Giovanni, non siamo corpi da sfruttare, hanno detto. La piazza, simbolo del lavoro e del sindacato, diventa il palco in cui gli invisibili prendono la parola nell'iniziativa organizzata dal sindacalista USB Abubakar Sumahoro, dai precari ai disoccupati, dai lavoratori della scuola ai giovani, con rappresentanza delle sardine. Tra distanziamenti e mascherine, cassette di frutta e verdura, l'appello è alla politica, che dicono siamo noi che portiamo a loro il cibo, ora ci diano i diritti. USA, a Baltimora rovesciata statua di Colombo, Trump dice difenderemo il sogno americano, iniziato nel 1492, e sul virus attacca la Cina. Il monumento del navigatore italiano è solo l'ultimo finito nel mirino delle manifestazioni antirazziste. Nel giorno delle celebrazioni per il 4 luglio, per il presidente USA è l'occasione per cavalcare lo scontro culturale con i nemici della sinistra e nascondere i fallimenti sul coronavirus. Il contagio continua a dilagare con oltre 43.000 positivi nelle ultime 24 ore. Ocean Viking, al quarto giorno la situazione si sblocca, ok allo sbarco dei 180 migranti, Zingaretti dice prossima volta più tempestivi. Dopo i tamponi per il coronavirus era previsto il trasbordo sulla nave quarantena Moby Zaza per le persone presenti sulla nave, appunto, come dicevamo. Per tutto il giorno però esponenti di partiti di sinistra, da Grasso a Orfini, hanno bersagliato il PD e il governo via social per chiedere di predisporre la quarantena sulla terraferma. In serata il via libera. La ONG SOS Mediterranea ha detto sollievo, domani sbarco a Porto Empedocle. E Di Maio dice su questioni migratorie serve solo salto di qualità europeo. Venezia, ora la sabbia è la sabbia a mettere a rischio la prova generale del MOSE. Durante un test si bloccano di nuovo quattro paratoie. Durante una prova di sollevamento alla barriera di Tre Porti, 4 delle 21 paratoie, che hanno uno sviluppo totale di 420 metri, non sono rientrate nei loro alloggiamenti sul fondo della laguna, colpa dei detriti e dei sedimenti che in quel punto si accumulano in modo consistente. Programmato un nuovo test il 7 luglio. Per il venerdì 10 luglio è prevista la cerimonia con l'innalzamento contemporaneo di tutte le 78 barriere metalliche e la presenza annunciata del Premier Giuseppe Conte. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, da Villa Ebe all'Albergo dei Poveri, le promesse mancate da De Magistris, inserito nel 1995 nella lista del patrimonio mondiale da tutelare. Il centro storico di Napoli per lunghi anni è rimasto immobile nella sua antica e decadente bellezza. Poi nel 2011 l'UNESCO ha chiesto alla città uno sforzo in più, la creazione di un progetto di sviluppo di quell'area bellissima e potenzialmente capace di generare una solida crescita culturale ed economica. Arrivarono 72 progetti dei quali il Comune di Napoli assunse la responsabilità dell'attuazione. Autobus, funicolari e metropolitana, via i vincoli a Napoli, ma solo sui posti a sedere. Stop ai posti a scacchiera, sui mezzi pubblici, sui taxi, sugli NCC e sui bus turistici. La svolta è arrivata nella tarda sera di venerdì con l'ordinanza regionale numero 60 pubblicata sul BURC. E cosa cambia? Migliora la situazione, ma non del tutto. Contrariamente a quanto fatto da altre regioni come il Veneto, si consente la capienza al 100% solo dei posti a sedere, una volta a metà, una cosa per volta, spiega il presidente della commissione trasporti e del consiglio regionale Luca Cascone, e dice poi si vedrà. Ovviamente tutto dipende dalla curva epidemiologica della regione. Per il trasporto marittimo le novità sono entrate in vigore già nella giornata di altro ieri.
per bus, metro e regionali invece si viaggerà con le nuove regole a partire dal prossimo 9 luglio. Notizie dalla Puglia. Incidente nel Brindisino, morto un 80enne, ferito 3 persone di Corato. Lo scontro tra 2 auto su un complanare della strada statale 7 all'altezza di Mesagne. Ad avere la peggio un 80enne che viaggiava a bordo di una Fiat 126, scontratasi con l'idea dei tre coratini, feriti in maniera non grave. 3 persone di Corato sono rimaste coinvolte nella mattina di domenica in un grave incidente avvenuto nel Brindisino sulla complanare della strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi. Marittimo 58enne di Mola di Bari, ferito in un incidente sul peschereccio in Sicilia. L'incidente è avvenuto nella notte al largo di Porto Empedocle in Sicilia. A causa del mare forza 5 è stato necessario raggiungere l'imbarcazione in elicottero. Il ferito, un 58enne di Mola di Bari, è in prognosi riservata. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso 10.000 studenti mai collegati per le lezioni online, 3 mesi e mezzo senza seguire la didattica a distanza e non solo per mancanza di computer o di rete. Comunque in autunno si rischia. Smart working in provincia di Treviso, 53.000 ancora a casa, i ristoranti perdono 10 milioni al mese, nella Marca il 70% dell'organico degli enti pubblici lavora a domicilio. La CGIL ha detto che c'è un rientro graduale, ma il fenomeno continuerà. Lutto a Conegliano, morto a 87 anni lo scrittore Tony Sartor, amante della cultura a 360 gradi, si è spento per un improvviso arresto cardiaco. Conosciutissimo in città, era membro di diverse associazioni culturali della zona. Sbaglia il tuffo da un pontile di Jesolo, grave un 19enne, rischia la paralisi. Il giovane è apparso subito il grave ed è stato trasportato all'ospedale più vicino con una possibile lesione spinale permanente. Si tuffa dal pedalò ma non sa nuotare, 30enne rischia di annegare. L'episodio è avvenuto a Jesolo nel tardo pomeriggio di sabato. Il giovane residente a Oderzo era insieme ad una ragazza, anche lei non in grado di nuotare. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Abuso di droga, giovanissimi in aumento. La sostanza illegale di cui si abusa maggiormente in Friuli Venezia Giulia è rappresentata dall'eroina fumata dai giovani più che iniettata. Lo scorso 26 giugno si è celebrata la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. Rafforzare la prevenzione del consumo di stupefacenti rappresenta un'azione fondamentale per il benessere dei cittadini e delle comunità. A capire chi siano i principali consumatori permette di sapere su cosa investire per arginare questo fenomeno. Nonostante la regione la fascia più cospicua di utenti in carico presso i servizi delle dipendenze sia quello tra i 20 e i 49 anni, la maggior parte dei nuovi accessi è rappresentata da under 20, molti dei quali minorenni. Isolato il focolaio di Trieste, in Friuli Venezia Giulia, il coronavirus torna a zero. Da ieri non si registrano più nuovi contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Ritorniamo ai 3-0, contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo isolato l'ultimo caso, tracciando e testando in poche ore quasi un centinaio di persone e fortunatamente sono tutte negative. I test saranno infatti nei prossimi giorni e confidiamo si confermino con le negatività, quindi questo lo comunica il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi commentando appunto i dati. Incidente in montagna a Sappada e Forniavoltre, soccorsi per una donna che cade nel Piave, un uomo infortunato sul ponte Pieltinis, ancora infortuni sulle montagne friulane. Una donna di Domeggio è stata soccorsa nel pomeriggio dopo una brutta caduta sul Piave. La signora si trovava nei pressi del mulino, la vecchia segheria, quando mettendo un piede in una buca ha perso l'equilibrio cadendo nel fiume dopo un salto di un paio di metri. Con l'auto contro il muro, nulla da fare per il conducente. Un pensionato di 70 anni di Trieste ha perso la vita lungo la Romea in provincia di Rovigo. Un pensionato di 70 anni, Radimiro Bencic di Trieste, ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Lo schianto si è verificato lungo la statale Romea all'altezza di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo.
Escursionista scivola e muore nei pressi di Sel Bilapek. Tragedia nel primo pomeriggio nel gruppo del Canin. Nonostante i soccorsi per la donna non c'era più nulla da fare. Nulla da fare quindi purtroppo per la donna precipitata in un crepaccio per 50 metri intorno alle 15.30 di ieri nel gruppo del Canin nell'area di Sel Bilapek. Ha chiusa forte. La donna è morta sul colpo. Hanno operato i militari della Guardia di Finanza del SAGF di Sella Nevea, il soccorso alpino della stazione di Cave del Predil e l'elicottero sanitario, rientrato alla base intorno alle 18. Le indagini sono in capo alla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Udine. Cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.